Allora, Solarbi, cosa manca? Rockopolis, la campagna principale è Broken Steel? Aspetta che non c'era l'audio, Battutissime dice? finale. Battutissime finale. Ok. Sì. Va bene. Due stupidaggini. Cioè, una sì, poi stile un po' lunghetto. Incrocio le dita, avvio il gioco, vi invito a passare per il link in basso. Ormai, cioè, se avete visto tutta la storia di Fallout, avrete visto 27777 gameplay che ho fatto di sta roba. Che 2700 stanno. poi, tra l'altro, secondo me, se non erro, Cyberpunk 2077 forse ha ancora più gameplay di Fallout 3. Ah sì? Sì. Non lo Pensavo so, devo molti di vedere perché mi meno. pare gli ultimi due ancora li devo ritagliare. Più Sono questo, devo vedere 86 quando arrivo. Ma non mi ricordo, sono Cyberpunk. più di 30, mi ricordo, questo sì. Allora, Rockopolis. Ah, già per l'ultima. Stava qua, Rockland Cartoonel, credo sia questo, no? Te l'ho mandato oggi dove stava, eh? Volto 87. Ma nel Volto 87 io non ci sono entrato. Boh, non mi ricordo io. No, ci sei andato. E perché me lo dà come non segnato? Oh no, non è quello del Craig. No, ho sbagliato. È quello del Craig. Ah, Boh, non lo so perché. perché forse non l'ho preso dalla porta principale. Perché tu. C'erano le radiazioni che mi ammazzavano all'istante. Può darsi. Sto mettendo lo Ah schermo ad sì, non ci Albi, sei andato in diretto. Non ci sei andato in diretto, non ci sei andato. eh. Allora, se non sbaglio, Rockopolis, da come dovrebbe essere qui, tra Guild Shade e il tunnel Yaogwai. Sì. E non c'è sulla mappa, cioè, quindi questa è una zona che trovi per sbaglio. No, te la segna solo se fanno tutta cosa, te la segna. Mi sembra, se trovo un tipo di culto, no, non mi occupo io. Ok. Fox, Allora. oh, che bello. Come? Fox. Ma cosa? Dove è andato? Caronte. Credo che Cronte dopo coso non ci sta più. Lo Ah sì? ritrovi nel 101, sì. Nel Volto 101 credo che una volta portato Fox non può portare un altro aiutante. Vabbè, Fox è migliore. No, ti sto divertendo. Che cos'è? Mi dà il cannello tanti. No, allora non. Prende forse perché mi pare per Eugene. Mi serve ancora una riparazione. Vediamo. No. Allora. Per energia. Ma tanto stai a. No, ormai l'ho Stai detto che a faccio. profusione, sì, ma non serve più a niente. Ormai non Faccio. game. Cioè, sono Guardo solo i picchiali. cadaveri per le munizioni Sì, ma e tanto stai alla basta. fine. Cioè, se mi Cioè, devo non è mettere che a serve. guardare. Se mi devo mettere a guardare armadietti, scrivanie. No, non me ne frega niente. Dove so che Anche stanno perché le munizioni, guardo, altrimenti no. quello che potevi fare fatto. Cioè, Vabbè, anzi, ma fatto sto pure pieno di troppo. soldi, quindi basta. No, comunque ha fatto pure troppo. Averla fatta aiuta sta roba. L'hai vista da me. Tra l'altro ci sta un ragazzo che conosco, la fa, cioè la Entrate fase alla porta 3. della morte. Sì, ma infatti ieri morivo sempre l'allenato, non riuscivo ad entrare. Non Che c'è un modo lì. è un patito di Fallout 3 di Fallout New Vegas. Ha detto che tutta quella roba è fatta lui, non l'ha fatta lui, eh. Non aspetto, non ti ho sentito perché questo ha urlato. Sì. Ci sta un ragazzo che è patito di Fallout. Che ha fatto sia 3 che New Vegas e 4. E tutto quello che ha fatto tu non l'ha fatto lui. Eh? Perché ha visto i miei video? No, però io l'ho raccontato. Cioè, tutto quello che ha fatto tu, io non. Cioè, non sapevo ancora Ho dell'esistenza battuto i patiti prima. di Fallout, ho battuto. Sì, praticamente sì.
Io credo che neanche Silvia aveva fatto tutta sta roba. Io Mancano, io ho mancato solo le parti. Le parti. Cattive. Ho fatto tutto. vabbè, tanto cioè, so Rand che la scelta è purtroppo. Vabbè, ma non, cioè, non mi interessa nemmeno No, ma come. infatti non ha senso. Ha senso fino a un certo. Sto rimettendo le armi perché quando mi hanno imprigionato a Raven Rock mi hanno tolto tutto. Vista la storia di Bill Clinton che ti ho Eh raccontato. sì. Ah, sì. Albi mi ha detto che avevano scelto Bill Clinton per dare la voce al presidente, però ha rifiutato. Ma Ha peccato. rifiutato. No, Fatman qua. Presidente Eden. E come quinto mettiamo. Come smetto non l'ho posato, vabbè. Facciamo questo, dai. Fucile alieno. Anzi, no. Il drone cannon. E questo fa Comunque malissimo. sicuramente l'esperienza diversa rispetto ai soliti sparatutto, vabbè, questo. Poi dicevo. Dovrebbe stare qui in Sì. mezzo, Rocopolis. Devo trovare una cosa fatti a festa. Esatto. Mamma mia, questo dà fastidio pure quando cammina, però. Ma che senso? I rumori passi fatto tutto, 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 tutto. Vabbè, super putame, vabbè, che okay. Ne è una piuma. A trovarlo. È l'ultima questa che devi prendere? No, ma io non lo faccio per le soldi, non lo faccio perché mi hai detto che c'è qualcosa. C'è No, per il coso. qualche missione, avevi detto. Che ci sta? Oddio, lo sai, non mi ricordo che ti ho detto. No, mi manca poi il Volt 106, la stadina del Volt 106. So che c'è un nastro a Procopolis, c'è un nastro che narra la storia di lo dico. Pietra rocciosa che si può spostare. Allora, come c'è? Un olonastro e la babboletta che è disarmato. Ci sta, ci sta. Il problema è trovare Rocopolis. È una pietra. Una pietra dove dovresti interagire si apre la porta. Ma è segnata da delle bandierine. Almeno non è Hulk. Ma in Di notte teoria la si prima trova. volta. Di notte si trova prima. Questa è gente amica Perché qua. luccica? Ehi tu, te lo dirò chiaramente. Va. Altrimenti? Di notte hai detto che si trova? Dice che si trova meglio perché è illuminato. Vabbè, questo gliela lascio a loro. Allora facciamo così. Sono le 2 del pomeriggio. Dormiamo 7 ore, che sono le 9, dovrebbe essere notte, no?
Sì. Ma se io sono 7 ore seduto di latte là dentro. Vabbè, non bevo. Comunque questa è l'ultima, no? Ti prendi i babbolette. No, manca pure quello del 106, Volt 106. Ah, ok. Ma non so se l'apri, cioè ci devo andare. Ce la fa. Vabbè. Dovrei Ma come cosa? recuperare. Dovrebbe essere come all'It Lamplat. L'ingresso. Ma le bandierine si illuminano. Sembra di sì, c'è un'illuminazione comunque. Il complesso qua di rocce, questo è. Eccole. Ah no, questo è l'accampamento. Qua forse? Non lo so, questo è delle clave comunque. Questo è l'accampamento delle clave. Lo so. Dico, forse l'hanno messo qua perché ci sta l'entrata? Può darsi, un po'. Non ci arrivano i colpi. Forse era utile vedere un video dove stava. Tunnel Yawai, no. Sono spostato troppo. Mi pare che c'era scritto che da una zona andando sempre verso est si trovava. Qual era la zona? Mo te lo dico. Dice che estremità centrale zona nord di Kiderside e a sud-est del tunnel Yavai, ovest da Smith Casey Garage, precisamente a ovest di A ovest di Smith Casey Garage. Oh, lì mortacci tua. burrone che blocca il tuo percorso. Immagina il burrone attraverso l'obiettivo. Mega attenzione, gli splendori triangolari pilastri sono un tipo di una porta visibile, bisogna avvicinarsi. Aspetta, alberga, non sento niente, sono spawnato dentro a un macello di gente. Ma che ecco! Dai, ammazzo proprio. Lascia sta AOC, se lo botto e metto. Ma ci sta qualche bossone grosso da ammazzare che mi devo portare armi potenti? No, non dice niente.
Dice no, dico, dico verso la fine, bubble. Verso la fine del gioco, dico. No, 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 no. Allora, da Smith Casey Garage, che direzione devo prendere? Ovest? Dice, aspetta un attimo. Ovest, sì. E praticamente dove ho messo io il punto? Sto andando in quella direzione. Sì. Poi non lo nasco, credo del momento più bellico. Come sta dicendo. Cioè, ragazzi, non so se avete sentito, ma eccola là, eh. Che cosa? Non so se avete sentito, ma ho fatto più roba di un fissato. Oh! Messo tanti d'alba, eh. Con i cani. Dicevo, ho fatto più roba di un fissato di Fallout. Vero. Vero. Cioè, non so se mi spiego. Infatti ho detto, ma... Ma perché? Ho detto, ma c'è un problema, ma il crafting, Alessandro, no. Ho detto, no, il crafting, non so, manco che è Fallout. Ed è un fissato? E che fissato è? Lo so, no. Guarda che ci sta. Ci sta. Hai letto? Hai letto? Rolling. Leggi sotto. No, sotto. Questa? No, 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 sotto, scorri sotto la nota. La nota, ok. Il pit, È prima del pit. Non so se mi posso fidare di... È la parte prima. Lui sa che non mi fido. Ma non credo che sappia che possiedo la sequenza per la distruzione della sua console. Ignora priorità. Codice di autorizzazione 42003. Eccola qua la bambolina. Disarmata. Boom. Doveva essere la nostra ultima speranza, ma almeno abbiamo un'opzione. Argyle. Quando le parole falliscono basta. Ah, ma quello, questo è tutto Rocopolis. Sì. Ah, vai a cagare, pensavo quanto è. No, boh. Bella il volto 106, del... non ho idea da dove sia. Volto 86. Ma lo vediamo. Con tutte queste zone che non ho ancora scoperto, poi. Vabbè, sono missione, vabbè, un po' va tutto, su. OCC, però. Allora. Si posiziona il volto 106. Sud-est di Aref. A sud di Killing Bed Breakfast. Aref. A sud. A sud-est, scusa. Sud-est di Aref. Ma non c'è sulla mappa. Pure questo. No, ci dovrebbe stare. No, no, il 103 dovrebbe segnartelo. Il... Se non te lo segna... esploratore te lo segna coso. Te lo segna, eccolo, 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 l'ho trovato. E il, lo scriva. Sto spostati, ma sono i nemici vicino. Chi ci sta vicino? Capito? Te lo segna lo scriba. Dietro di te, roba. Dietro. Dietro di te. Ok. Questa pistola agli umani gli faccio proprio male. Sì. Allora, eccolo qua.
No, adesso. Speriamo che non è ampio sto volto. Vabbè. Speriamo che non è grande sto volto. Quelli abitanti della zona contaminata. Eccolo qua. Fredm, quando cazzo si ha? Quanto sono alti i super mutanti? Vediamo. Io però mi farei trasformare in un super mutante. Allora. Però questo è distrutto come volto. Ma la dicitura del volto 106, dove dice che sta la statuina? 2 metri d'altezza, dice. 3,2 metri d'altezza. Che pesano circa 260 kg. Culo. Che zona del volto stava la bambolina? Ora lo vediamo, aspetta, lo vediamo. Ultimo piano, devo salire. Ti ho trovato. Su. Ho vinto ancora. Superstite folle. Devo andare all'ultimo piano del volto. Mm-hmm. Che guardo solo in. Sono un grande libro. E poi super stile folle dovrebbe essere Gary. Ti ha trovato. Ah, piccola curiosità. Gary è uno dei super mutanti di Fallout 2 anche. Cioè sempre perché ci sono sempre un personaggio come Gary in ogni Fallout. Perché diventa viola? Cosa? Non, ma tu non stai guardando il mio schermo? Sì, ma non capito cosa. L'immagine all'improvviso diventa viola. Ho fatto caso. Ho visto due scienziati pure apparire in lontananza. Bug, forse. Comunque Progestil è molto cazzeggio. Te lo dico subito. La forza di Fox è eccezionale. Non credo che c'entri tanto Fox. Se che cioè l'arma che c'ha che è forte. Ma è forte come corpo a corpo. Ma pure Dogmeat è spaventosamente forte, cioè. Vedi, viola, è vedi? È vero, è vero. Mi sto accorgendo solo.
Chi è questo? Il sovrintendente? Non ha fatto parlare. Ah, no, è qualcosa che... Guarda. Stavo per parlare, non mi ha fatto parlare. È un horror, sì. È proprio fatto così. Non è un bug. Perché sta cosa mi ha fatto? Chissà. Ma tutti i treni ho presi. Ma mi sa che non si può girare questo. Faccio una apposta. Ecco, l'ho appena fatto. Ok. No, pensavo pure questo fosse un troll del gioco. Vabbè. Dai, non ci credo. Roba. Cioè, io veramente, ma quello che si è messo a scrivere tutta sta roba, non si è tutti i coglioni. Vabbè, lore. Vabbè, è molto cici, ma... Ah, non è un bug, è proprio una cosa seria, praticamente. Ma sono pazzi, sono quelli di Fallout. Tra l'altro stavo per fare palla al sovrintendente, mi è scomparso. Infatti, in particolare qualcosa. Non so perché mi hanno fatto sta cosa. Comunque su una scrivania il coso. La bubblehead. Ho capito, ma non la trovo. Questa è una scrivania, non è qua. Chiaglietelo tu con questo, dai. Troppo divertente. Oh, Fox, non mi bloccare nel muro. Eccola qua. A posto, ce la siamo. O tornatene a casa, tanto qua. Prende tutto finito. Del Bolt 106, aspetta. Attenzione. Oh, ma era mio padre questo. Oh, è mio padre. Era papà. Allora, vediamo che dice il Bolt 106. Come parte dell'esperimento dei Volt, delle droghe psicoattive furono rilasciate nel sistema di filtraggio dell'area del Volt 106. 10 giorni dopo la chiusura delle porte, nel 2277 l'interno del Volt è completamente distrutto, ma pieno di sopravvissuti di pazzi. Le droghe psicoattive sono ancora pompate dal sistema di filtrazione dell'area, come mostrato dalle visioni del giocatore dove tutto diventa blu, e allo stesso tempo appaiono delle allucinazioni. Le informazioni terminali del Volt che vanno nel suo intendente del Volt 106 e poi gli abitanti di questo Volt sarebbero stati inutilizzati per test sulla droga e ha ordinato al suo personale di sicurezza di riabilitare il Volt e tutto andava bene. Molto lontanamente il Volt sembra essere come un'area di una caverna, dove scheletri e altri oggetti sono stati posizionati. Ecco perché vedi, hai le visioni. Sì, vabbè, ma questo l'avevo letto che nel sistema di pontaggio. Ah, ok, quindi tu l'hai ispirato per qualcosa.
Pam. Va. Quindi in pratica c'ha delle allucinazioni il protagonista. Va. Vai, ta. Tutto, tutto. Bella foto. Dobbiamo essere consapevoli. A posto. Questa, oh, ma non mi fa fare, non mi fa fare lo screen. Ma non fa gli screenshot. Vabbè. Non fa gli screenshot. Come si fanno gli screenshot su Steam? Oddio, ma non funziona manco. Manco lo, il coso dell'overlay di Steam. Ma veramente? Meglio, non fa. Non fa lo screenshot. Ma non funziona. Vabbè. Non va neanche l'overlay di Steam. Vabbè, non fa niente. Vabbè. Ma perché, scusami, non ho l'overlay sto gioco? Abilita l'overlay di Steam. Sì, certo. Grande Bethesda, ti voglio benissimo. Oh, ci vuole fare tanta fatica, però. Aspetta, faccio così allora, devo fare così. Non esiste che... Bene. Non è... Ah, ecco, vedi, mo' mi ha creato lo screenshot con stampa. Ma dove l'ha... dove l'ha messo? Come si crea gli screenshot dopo? Capitano, una fatica in mano a piarli tutti, a meno uno screenshot. Allora, devo combattere qualche altra cosa, fare grandi, no, grandi, no, cose. No. Niente. Allora, ci sta Broken Steel, però delle armi le pigli là, buone. Bello, non c'è bisogno che mi porto chissà che appresso. Broken Steel le pigli un cannone della Madonna, tipo Fatman, ma tipo elettrico, una cosa. Posati un po' di roba, unica cosa. Volevo portarmi il fucile Gauss, che da tanto che non lo uso. La può servire. Che a te non piace tanto il Gauss. No. Come no? A me sì, mi piace. Ah, ti piace? Ma dov'è? Ah, io ce l'ho appresso. Allora, devo posare un plasma. Lo poso. Vabbè, lo poso, tanto non credo che il Qualong loro lo danneggerò più di tanto. No. Posso. Vecchio stile. Quando ha detto che lo posso. Questo no. Questo no. Ma quasi quasi questa la poso, perché la sta usando Ciccio Bello qua, il Gatling. Eh sì. Questa pesa pure. Se lo poso perché c'ho Eugene appresso. Mesmetro. Poso pure questo, tanto non lo sto usando più. Batman e Eugene me li tengo. Tienitelo. Eugene pure. Sì, sì, sì. E anche il Drone Cannon. Ok, sì, sì, no, il Drone Cannon già lo volevo tenere. Ok, te ne manda. Sto collezionando tutto. Eh beh, è vero, di giorno dovevi farlo. Io c'ho rottami di ferro appresso. C'ho le ghiandole di queste cose appresso. Rottami di ferro uno, sì. Non preoccupare. Ma
Buona caccia. Ultima volta che vado a posare rottami di ferro. Ok, allora ora devo andare. Dove devo andare? Qua. La cittadella, sì. Allora, prima di andare alla cittadella, però. Prima di andare alla cittadella. Se fanno, vabbè. Vabbè. Voglio andare un attimo all'area dei mercenari perché così tutte le zone nuove che ho sbloccato. Non perdete la speranza, ma... Qui. Ehi là. Eccellente. Come va, mercenario? Non tantissimi in realtà. Angulo 390 tapina da. Di ritorno da una strage di mutanti. Sì, ce l'ho appresso pure il mutante, l'hai visto? Ti piace? Ok. No, che. Chi mi fa andare qua? Oh. Perché ti fa andare alla cittadella? Cosa non l'ho capito. Boh, qua mi sta facendo andare. Qua c'è l'obiettivo. Ma quindi parte subito pure che steal. Io credo che parta subito, Vabbè, comunque il gioco è finito. È finito. Sarà il prima e dopo, vabbè. Quindi. Eh sì, infatti. Dico solo che più restiamo fermi qui e più loro avranno tempo di consolidare le loro. Guarda mo che se succede. Dovremmo fare prima che sia troppo tardi. Mi senti, alzi. Abbiamo uomini appena sufficienti a mantenere la difesa della cittadella. Ci siamo già passati, Sara. Allora aspettiamo solo che decidano che siamo noi i prossimi sulla lista. Se il Pride entra ora, potremmo avere un'opportunità. E se fallisci, che si fa? Il gioco non vale la candela. Sono d'accordo. Senza il Gek, il purificatore è comunque inservibile per l'enclave. Forse cederanno tra non molto. Non mi piace. Non deve piacerti, Sara. Devi solo. Ma scusa, io non posso dire M le ho uccisi quelle dell'enclave? Rieccoci finalmente. Temevamo che non avremmo più rivisto né te né il Craig. Ce l'hai fatta? Perfetto. Con questo abbiamo la chiave con cui impedire all'enclave di controllare. Ah, no, no, questo è il finale, è vero. È vero, è vero. Mi sto sbagliando un'altra missione. Cosa vuoi dire? Spiegati. Dobbiamo andare subito. Se hai altre informazioni, dammele prima che ci muoviamo. Il tuo aiuto può salvare delle vite. Capisco. Meglio. Dobbiamo decidere una strategia. Se l'enclave ha il Gek, niente potrà impedire loro di far partire il purificatore. Alla fine scopriranno il codice. Temo che tu abbia ragione. Dobbiamo agire ora che possiamo farlo. Spediamo dentro il Pride. Possiamo farcela, possiamo vincere.
Tutto bene, vedi. Il Pride entra. Ah, il robottone. Abbiano potenza di fuoco extra. Rothschild, è disponibile? Cosa? No, voglio dire, io e Lee abbiamo risolto i problemi di energia, ma abbiamo a malapena terminato i test diagnostici. E quindi? Non è pronto per i test sul campo. Figuriamoci per gli scontri a fuoco. Armi non calibrate. Sistema di rilevamento della navigazione non connesso. Rothschild, basta. Puoi farlo funzionare? Sinceramente, non lo so. Penso che possiamo tirare avanti. E presumo che se non ci riusciamo, alla fine non avrà comunque importanza. Allora è deciso. Sara, prendi il Pride e usa il robot come appoggio. Porta qui il nostro amico e proteggete quel purificatore. Sì, signore! Prima di iniziare, voglio che tu sappia che io e mio padre abbiamo parlato. I Pride e io abbiamo deciso che con tutto ciò che hai passato, puoi diventare un membro onorario dei Lions Pride. Congratulazioni. L'affiliazione porta dei privilegi, come un'armatura atomica. Vuoi l'armatura completa o quella da ricognizione? Quale devo prendere? Io l'armatura atomica ce l'ho già. Sì, infatti non la devi. Vai sotto e ti dice. Mi prendo quella da ricognizione però, perché io ho quella normale. Ok. Per collezionismo. Però dai, tengo un gol, ma cioè mi vedi? Mi stai guardando? D'accordo, ecco. Spero ti vada bene. Pensi di potercela fare? Ecco cosa mi piace sentire, soldato. Avete fatto i bagagli? Non torneremo per un po'. D'accordo, non ti agitare. Tutti i Pride sono con te, oltre ovviamente a questa enorme lattina. Resta al sicuro fino a quando non raggiungiamo il purificatore. Se muori, sarai inutile. E non lasciare che quella cosa ti calpesti. Ok, andiamo a controllare un'altra volta. Il Pride è con me. L'obiettivo è il progetto Purezza. Ma non possiamo entrare nell'edificio con quei campi di energia attivi. Rothschild e Lee dicono che questo robot dovrebbe essere in grado di distruggere i campi di energia del nemico. Noi ci occupiamo del fuoco di copertura. Restate vicini alla cosa, sgomberategli la strada e intervenite dove ci sarà bisogno. Una volta che i campi saranno disattivati, punteremo dritti all'edificio. Useremo i robot per tenerli occupati mentre entriamo a difendere la sala di controllo. Dobbiamo agire in fretta se vogliamo coglierli di sorpresa. Ah, ecco i robot. Fornimenti che non avete già e ci ritroviamo nel Bailey. Quando avremo finito con questo, offrirò a tutti un bel bicchiere d'acqua gelata. Muoviamoci. D'accordo, Rothschild. Accendi pure. Pride, fuori! Guarda come si è bloccato vicino. Oh! Te sposti, Ox? Vabbè, buonanotte. Maledessa armatura. Armatura da ricognizione. Ah, era questa. Sì, sì, sì. Ma vaffanculo, se ve lo prendevo l'altra. Esci roba. Sì. Sogno americano si chiama questa. Una gru. Sta missione, sì. Tra l'altro ti dico una cosa del robot. Di Pride, Liberty Pride. Ok. Poi ci sta l'enclave. Perché sa del progetto Purezza e si è insediato nella strada tra venti. Non hanno il codice però, quello io. Sì, però. Ma che devo fare? Segui i robot, devi solo seguire. E spara, fine. Segui l'invertibile, ok. Vabbè, roba. Oh, ma che figo!
se riesce ad inquadrare la pianta del piede che è in libertà, c'è la Statua della Libertà incisa. È vero. L'ho vista. Vabbè, però se parli non sento, lo dico già perché c'è un macello. No, no. Esco. Vabbè, ma fa tutto il robot, cioè non fa niente io. Sì, sì, vai, vai. Eccola là, la Statua della Libertà. Ah, non gli fanno un cazzo le barriere. Possibilità di ostruzione alla missione. Vabbè, frate, ma fai tutto tu. Ho attaccato un invasore civile. Guarda, lo spara pure Fox. Vai. Pasci vostro. Ma com'è sto verso? Dai, divertente. Ah? Divertente. Che verso? No, ah, il pezzo! Bello. Ah! Vabbè, ma non devo fare niente io. No, dagli occhi spara. L'America non cadrà mai nelle mani dei comunisti. Sì, palle robot allenato. Appena detto la minaccia rossa. Ma noi siamo fascisti noi e loro, eh? Più o meno, diciamo. Sono conservatori. Non è che mi piaccia questa cosa. Non è che mi piaccia questa cosa. La missione delle clave è una missione di armi, cioè nel senso è quella di... Quindi conservare il mondo, cioè il più possibile il mondo del bellico. Capito? Cioè nel senso che ne so, ti hanno chiesto, non so se hai visto, hanno chiesto di mille belli. Vabbè, stai parlando ma non te sento, ti devi alzare un po' la voce mi sa, eh. Senti adesso? Sì. Allora, praticamente l'idea di base dell'enclave è quella praticamente di conservare il più possibile gli elementi rebellici prima della guerra. Oddio, ho visto uno che è volato male. Ma è un tizio quello che è volato, sì. Sì. Ah, ma è ancora vivo. Eh sì, vabbè. L'armatura atomica, Vabbè, ma ha fatto un volo stranissimo. Sì, vabbè. Vittoria dei cinesi rossi impossibile. Perché cinesi? Mi sa cinesi. Beh, me l'ho visto robot. Eh sì. Di titanio rafforzata da barriera di risonanza fotonica accresciuta. Soluzione programmata. Inadeguata. Nuova soluzione. Avviare sovraccarico di risonanza fotonica. Ah, ma questo è il coso qua. Sì, è il Jefferson Memorial. Esatto. Vai alla sala di controllo. Ok. Ma fate, fa tutto cose tu. Bam!
Ok. Lenta s'arma, ecco perché non l'ho più usata. I nostri passi devono essere misurati. Non posso dire che mamma mia, immortale questo. Sembra che quelli come te vogliano solo distruggere tutto ciò che il nostro governo ha ottenuto. Non c'è niente che mi impedisca di ucciderti stavolta. Facciamola finita. È da Fallout 2 che è mortale. Non sono d'accordo. L'enclave è al massimo del suo potere. Una volta che questo edificio sarà operativo, le masse accorreranno dall'enclave. Ma infatti non volevo ucciderlo. Acqua non contaminata, protezione e un futuro. Rispondi come risponderesti tu. Ho eleganza a entrambi. Gli americani sono ciò per cui lottiamo. Il futuro deve essere sicuro. E cosa dovrei fare? Darti tutto ciò che ho contribuito a costruire? Lasciare che tu distrugga tutto? E tu? Tu mi lasceresti semplicemente andare via? Come faccio ad assicurarmi che tu non mi spari appena ti volto le spalle? Credo che non importi più molto. Molto bene. Ti lascerò al tuo destino. Immagino che non dovrebbe sorprendermi il fatto che l'hai lasciato andare via. È incredibile questa parte di te. Ti conviene sperare che non torni a morderti. Ora blocchiamo questo posto. Dottoressa Lee, sono Sarah Lyons. Sono nella sala di controllo. Siamo tutte e due. Che sta succedendo? Ho controllato l'attrezzatura a distanza. Abbiamo un problema serio. L'edificio è stato danneggiato. Ma mio padre sta ancora qua dentro. Alcuni danni sembrano accidentali. No, ok. Frutto di sabotaggio. Sta aumentando la pressione nei serbatoi di conservazione. Bisogna farla sfogare, altrimenti potrebbe esplodere l'intero edificio. Per liberare la pressione dovrai accendere il purificatore. Mi hai capito? Deve essere acceso, ora! Se n'è andato, hai visto? Se n'è andato. Temo che all'interno della stanza ci siano livelli letali di radiazione. Mi spiace. Vorrei ci fosse qualche altro modo, ma non c'è tempo. Vai, Fox! O il danno sarà catastrofico. Fox resiste alle radiazioni. Beh, per fortuna che era una festa. Uno di noi dovrà andare là dentro e accendere quell'affare. E chiunque lo farà, non tornerà indietro. Non è esattamente il modo in cui immaginavo di andarmene, sai? Cosa facciamo? Tiriamo a sorte? Sai così che vuoi farlo? Ok, ma fai presto. Cosa? Fox, vai, dai. Ah no, no, sopravvive, è vero. Quella è immune. Sì, 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 è vero. Più facilmente là. Direi che il tuo destino si trova in quella camera. Ma tu hai già modificato il... Sì, Fox, ti voglio bene, vai! Il favore è il minimo che possa fare. Potremmo fartelo trovare prima, questo, perché mi sembra.
no, vabbè, il gusto lo stagno. E facciamola finita. Come lo apri qua? Devi andare al coso. No, 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 tu vai, tu vai, tu vai. Oh, ma soppiando radiazioni, oh. È una. Sì, non mi credevi. Fu così che il vagabondo solitario si allontanò dal Vault 101 con l'intento di scoprire la fine che aveva fatto suo padre. Un padre che aveva messo in pericolo l'intera umanità pur di salvare il suo unico figlio. La zona contaminata della capitale si rivelò un posto crudele e inospitale. Ma il vagabondo solitario non si arrese alle immoralità che si erano impossessate di così tante anime. I valori che aveva imparato dal padre. Altruismo, compassione, onore. Guidarono quest'anima nobile e lo aiutarono ad affrontare innumerevoli sfide e trionfi. Questa è la tizia. Sì, me l'ha detto già Albi, allenato. Guardalo, Fox, fiero. Anzi, fiera, visto che è una lei. Una lei. Eh beh, dai, sì, una lei. Vabbè, non ha vita precedente. Guarda chi c'è. Chi è questo? Per Thomas fortuna, Jefferson. Quando il malvagio presidente lo scelse come suo strumento di devastazione, il vagabondo rifiutò. Uno, presidente. Terzo, quarto. L'umanità, nonostante fosse piena di difetti, fu salvata. Le acque della vita finalmente scorrevano, libere e pure per tutti, indistintamente. La zona contaminata della capitale era finalmente stata salvata. Così termina la storia del vagabondo solitario, che varcò l'imponente soglia del Vault 101 e diventò una leggenda. La storia dell'umanità non arriverà mai a una fine, perché la lotta per la sopravvivenza è una guerra senza fine. La guerra. La guerra non cambia mai. La guerra non cambia mai. Di nuovo questa frase. Iniziato così e finito così. La foto. Ancora? No, no, è finito. No, Elena ha detto ci sono altre missioni secondarie. Sì, vabbè. Attenzione, con cautela. Vai piano, va tutto bene. Sei al sicuro ora, sei nella cittadella. Pensavo che non ti saresti mai svegliato, anche se mi hanno sempre assicurato del contrario. Sono venuto qua giù ogni giorno per vedere te e mia figlia. Mi fa piacere che almeno una di voi si sia ripresa. Sì, sì, sta bene. O starà bene. Apprezzo la tua preoccupazione per lei, ma non preoccuparti. Ne hai già passate molte. Rilassati. Va tutto vabbè, bene. Ci stanno missioni. Ti hanno riportato alla cittadella. È dopo finito il gioco. Sovraccarico di energia al purificatore.
Tu e Sara avete perso i sensi. Da allora sono successe diverse cose. È successo. Il bacino della marea è pieno di acqua fresca e pulita. Stiamo facendo in modo che venga distribuita a più persone possibili nella zona contaminata. Infatti, spero che smetteremo presto di chiamarla la zona contaminata. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza te e tuo padre. Non so se sapremo mai ricompensarti. Sì, direi proprio di sì. Con il tuo aiuto nel distruggere le loro... Liberty Prime ha aiutato in... Circa... Non preoccuparti. Beh, questo... Esatto, questo la confraternita ha un piano preciso. I resti dell'enclave... I Pride hanno lavorato per questo fin da quando abbiamo ripreso il puri... L'unica domanda è... In realtà, ci serve qualsiasi... Perciò salterò le procedure di reclutamento. Cavaliere della confraternita d'acciaio. Cavaliere della confraternita. Prima di fare altro, parla con lo. Ti aggiornerà sui dettagli delle ultime settimane. E sui. Ciao. Capisco che ne hai passate molte, ma. È qui. Non risponde, ma è stabile. Vedere ciò che hai recuperato. I rinnegati sono il risultato di un grande errore. Quando sono venuto qui, ho capito per la prima volta, ho scelto di aiutarli anche se significa... Morte dai cieli. Rischio la confraternita. Morte dai cieli è bruttissimo. Eroe, altri traditori. I residenti si sono ribellati e si sono chiamati rinnegati. Solo il 121, sì. Il giuramento della confraternita. I rinnegati e alcuni membri della confraternita sparsi per il dicono che tutti sanno come produrre un altro esempio. Sì, sì, è presto. Ma il segreto. Inizia da qui. Abbiamo fatto bene a proteggere la gente. Se vuoi fa, ovviamente. Sono obbligato. Perdendo uomini e. Dimmelo tu. Credo che la squadra di mia figlia abbia con... Abbiamo salvato molte vite e reso la zona contaminata. Sì. Oh. Mi pare che mi è stato detto che a questo non devo dire nulla dei supermutanti. La confraternita ha preso controllo sul purificatore. Se vai là, parla con lo... Ok. Rilevata presenza. Unità è stata attivata. Guarda sei la vostra. Ah, sì. Ah, ma c'ho tutta la mia roba addosso ancora. Sì, sì, sì. Beh, è normale, mica te l'ha dubbata. Questo è Laio. Ma questa è Sara, no? Sì. Non è cosciente. Eh sì, è Sara. Ma che ci fa col terminale, vabbè. Ormai. Wow, ha beccato subito. E capire come sta Sara. Volevo vedere come sta Sara. Rilevata presenza. Fox. Speravo che tornassi. Meglio che...
Allora, questa è Broken Steel, allora, la missione che si è attivata adesso. Sì, sì, sì. Parla con lo scriba Rothschild. Ah. No, non è questo. Ah, cassa di acqua pura sono comparse. Eh sì, perché ormai la zona contaminata non esiste più. Capito? Di uscire acqua, mi sa. Oh, Fox, eh? Bravo, che... Se c'è una cosa. Eh beh, questo sì, certo che è imparato la latenza, minchia. Come? Ma non mi segue? Fox, seguimi. Bravo, che torni in fretta. Sì, sì, segue, segue. Ma mi segue, prima non mi seguiva. Perché non me l'avevi detto. Dove sta lo scriba qua? Sì. Capito l'acqua purificata, perché? Perché tu hai fatto il progetto. Ma da cassa di acqua purificata ovunque sta. Sì, ormai sì. Ah, non aspettavano altro. Bastava mettere l'enzima, no? Bastava mettere l'enzima del padre. Non aspettavano altro questi, eh. Hot Child sta qua sotto. Sì. Eccolo. La confraternita è al tuo servizio. Hot Child. Mi fa proprio piacere vederti in vita. Suppongo che Lions ti ha raccontato cosa è successo. Beh. Si spara molto, pensieri per la testa. Che? Si spara molto. Posso capire. Questa è la prima volta che le azioni della confraternita lo hanno colpito in modo. Vieni qui. Ti darò un breve resoconto. No, e fammi andare davanti. Che cazzo? E di cosa sta accadendo ora? Come ben sai, tutto questo è iniziato con l'occupazione del progetto Purezza da parte dell'enclave. Qui, grazie a te, il loro quartier generale qui è stato completamente distrutto. Dopo hanno subito una seconda sconfitta al purificatore. Basandoci su analisi e rapporti sul campo, abbiamo trovato altre postazioni dell'enclave nella zona contaminata. Senza un capo, ci aspettavamo che fossero allo sbando, ma non è stato così. Basandoci sulle tecnologie e sui dati raccolti in questi luoghi, abbiamo scoperto che le forze dell'enclave intrattengono ancora comunicazioni remote. Abbiamo isolato le trasmissioni e trovato il punto d'origine, una vecchia installazione militare a Rockland, a sud-ovest. Le nostre avanguardie hanno controllato la zona, ma non c'è un punto di accesso semplice. Quindi lo stiamo costruendo. Il paladino Tristan sta conducendo la squadra verso una galleria nei pressi del sito. Lì costruiranno una base. Quindi sarà utilizzato Liberty Prime. L'ordine di Prime è di neutralizzare le loro difese e creare un punto d'accesso per la squadra. La squadra si metterà in movimento per eliminare gli oppositori ed escludere il loro trasmettitore. Tutti i dati importanti devono essere portati qui. Hai altre domande? Se c'è qualcos'altro che lo avviserò che sta... I risultati? In particolare è stato utile contro i Vertibird dell'enclave. Stiamo rifinendo la sua programmazione. È come ho sempre sospettato. Il problema di Prime... Vedi, attenzione a non rilasciare niente. E se uno fa rilascia qualcosa, poi che succede? Che devo fare? Ma negativo. Ma io non ti stai dirottando. Ah, è quello che stava fuori. Sì. Oh. Ah, yeah, no.
Quanto agitato, Fox. Come corre? Se corri, corri, corri. In tutto la calma deve prevalere. Allora, qua pure ovunque. Ormai sì. Se la vostra arma cade a pezzi, il primo stronzo della zona contaminata. Tanto acqua pura, citazione anche questa Fallout 1. Quasi remake di Fallout 1. Acqua purificata, proprio acqua pura. E ora un po' di remake di Fallout 1. Praticamente. Prendetevi sta qua sporca brutta. Ma la voglio più. La regalo. Ah. Però bene, resto come ti è sembrato questa esperienza di Fallout 3? No, tanto che cazzo, è andato tutto. Tanto come siano le battute finali. Ma perché mi fai prendere tutto? Bello, bello. Dai, è piaciuto, vabbè, l'ho sempre detto che mi piaceva, se no non ho giocato fino alla fine. Mo che hai scremato il gioco, puoi dire di più, no? Ma dov'è il paladino? È dentro. Tu ci onori con la tua presenza. No. Non capisco dov'è il paladino. Sì, è fuori. Ma qua si gira dentro, eh? Metti la mappa. Sì. È lontano. È lontano da qua. Sì, la Rockland è lontana. Vedi la mappa globale. Ecco. Allora, Alienato mi ha detto che... Vabbè, intanto torna a Megaton perché... Allora, gente, che succede? Ha detto Alienato? Però dovreste farmi la festa. Ma voglio capire una cosa però, aspetta. Cioè, prima di andare un attimo a casa mia, voglio vedere proprio una mia curiosità personale. Cosa? Frate, ma manco a elemosinare acqua, sai, frate, ma... Sto morendo. Oh! Mi hai già aiutato tanto. Buoni diverti, no? Ma io veramente gli direi trovati l'acqua, Cristo Santo. Fratello, la zona contaminata, ci sta giù. Vai a mare, vatti a fare il bagno pure, guarda. Ma perché questi chiedono ancora l'acqua? Sta cosa, cioè, la potevano aggiustare, scusami. Vuoi dire... Sì, davvero così. Vabbè. Contemplano delle missioni un po' stupide, sì, in effetti. Cioè... Pampa, ma cazzo, ma andati a buttare a mare, c'è tutta purificata l'acqua, mo. Bah. Vabbè, dai, mo. Vabbè, scusami, non ha senso che c'è quello che fa. No, non ancora quello con l'acqua così. Minchia, c'erano casse d'acqua ovunque. Ma tieniti un po' leggero, mi raccomando. Ma infatti volevo posare il fucile Gauss. Perché tanto ho gli armi della Madonna, quindi. Posso pure il fucile a plasma, tanto già so com'è. Quelli tieni lì, ti sanno. Forse un gin pure allora. Sì, sì. Il gin fa più danno del drone. Posso il drone cannon. Drone cannon ancora meglio. Tanto prendi il Fatman elettrico su pure stella. Allora lo posso il Fatman questo qua? Sì. Tanto fa la stessa cosa. È identico. Solo che è elettrico. Invece che del nucleare. Anche se l'ho usato poco questo. È un bel fucilozzo, in effetti. Ma io c'avevo comunque già l'armatura atomica. Sì. Ma questo sto vedendo. No, devo posare questa qua. Armatura da ricognizione che mi sono preso qua. Ok, a posto. Te puoi andare. Posso pure il nuke cola. Tanto ormai il cazzo mi serve. Infatti.
Uso l'acqua pura direttamente. No, aspetta, l'acqua pura, sai che faccio? La metto in frigo. Che nel mio frigo ci deve essere roba buona. Roba di qualità. No. Per essere roba di qualità. E mi porto qualche ghiacciata, dai. Anche perché questi danno più HP dell'acqua pura. 4 in più. Ah sì, dai, questi danno pure i tappi. Questo... No, vabbè, dormita non serve perché tanto... Alena, tu mi hai detto che qua fuori c'erano missioni extra? Hai detto pure quello, se vado al purificatore devo parlare con Scriba, forse, con lo Scriba. Cioè? Che senso? Quello mi ha detto, se vai al purificatore trovi lo Scriba, parla con quello. Il purificatore dove stava? Come se tu vai qui? Non ho capito. Ora ci andiamo, aspetta. Come si chiamava la cosa dove sta il purificatore? Vabbè, come si chiama la zona dove sta il purificatore? Gli ho fatto a memoria, ecco qua. Ah, sì. Se vai la trovi, scriba qualcosa. Vedi che... Tipo, che mi... Signor Cavaliere, mi dà tanto orgoglio fare parte della piccola... ma che ti dà? Niente. Guarda, i bramini li usano per distribuire l'acqua. Guarda quanta acqua! Una volta che guidi la carovana... Aiuto. Culo, 25 di acqua pura. Quindi. Ne prendo a decina. E allora? Vai all'erta. Bene. Belle esplosioni atomiche così. Don. Ciao Pippo, ciao Lord, buonasera. Uniforme di sicurezza di Rivet City. Una? Uniforme di sicurezza di Rivet City. Sono sciacallo, scriba. No, non devo parlare con questo. Ora devo scappare. Detto, vai al purificatore, parla con lo scriba. Dopo sì, questo finale ci sono... Ah, sì. Devo fare ancora una... Devo fare prima il finale di Confraternita d'Acciaio e poi saranno ancora altre missioni dopo. Sì, vabbè, ma non le devi fare. Finita. Brestillo è l'ultimo. Io ho chiuso il gioco dopo Brestillo. Oh, esageriamo. L'ho indicato pure come l'ha chiamato il... lo scriba che lavora qua. Sto quasi attrezzati. Scriba Confraternita d'Acciaio. Ciao. 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 Bigsley, eccolo qua, lui. Ha fatto un discorso di complimenti. Allora non te la prenderai se, grazie a te e al tuo piccolo amichetto che avete avviato quel purificatore, ora la mia vita è un inferno. Ma gli eroi della zona contaminata. Chi saresti tu? Un ciao di cuore anche a te, idiota. Oh, scusami, sono stato maleducato. Forse. Dopotutto hai dovuto scavalcare quella massa infinita di gente che voleva entrare. Sono lo scriba Bigsley e sono molto occupato. Fra, non ce l'hai solo dei problemi, Fra. Fra, ne tieni solo dei problemi, Fra. Mi dispiace, ragazzo. Non vorrei sembrare antipatico. Ma Sam, chi ne va bene? Se solo potessi capire le pressioni che subisco. Conosci la zona contaminata? Immagina di dover portare acqua potabile in ogni insediamento che incontri senza fartela soffiare da predatori o mutanti. E ora? Immagina di farlo senza soldati addestrati né risorse militari. Certo, questo è il mio lavoro. Per non parlare poi di tutta la merda. Neanche la confraternita lavorava sempre gratis. Rispetto un uomo che si sa guadagnare da vivere. Quindi zitta e muto. La reputazione ti precede, per cui non dovrai fare alcun colloquio. Sono sicuro che troverai.
In realtà, ho due bei lavoretti da darti. Primo, le carovane di Rivet City subiscono... Ah, queste qua le carovane. Che palle, comincio a sospettare che ci sia dietro un'organizzazione. Vai a investigare. E poi c'è Megaton, che chiede più acqua pura. Ho appena mandato un carico. E male il suo gioco doveva finire oggi. Vabbè. Mi farebbe piacere rispondere alle... A quanto pare ha deciso di intraprendere progetti più interessanti. Il fatto è che lei non sopportava che uno scriba potesse migliorare. Le auguro tanta fortuna là fuori nella zona contaminata. Il Commonwealth è abbattuto. Perché non... Non immagini il caos che si creerebbe se facessimo una cosa del genere. Sinceramente non abbiamo il tempo. Ecco perché quel tizio sta ancora allora a soffrire la sete. Eh sì. Vabbè, però frate, capite il bacino d'acqua quanto è grande? Cioè, menati dentro, bevi, cazzo. Non so cosa... Sembra che Megaton gli stia mandando richieste di un nuovo carico. Ho appena... Se riesci a risolvere il problema di Megaton e a levarmi il Lions di torno... Se mi paghi, risolverò tutti i tuoi problemi. Ti pagheremo. Gran parte delle nostre risorse sono andate perse nella... Sistema Megaton. E ti prometto che la... Non farmi parlare di Rivet City. Pensano... Dicono sempre di essere i nostri scienziati e idiozie del genere, come se avessero fatto un favore a noi. Anche se il patto di protezione che abbiamo stipulato doveva finire il gioco, io te l'ho detto che per altro è bello. La Pelletier si lamentava di un sindacato organizzato. Ti stai stufa? Ma forse alla fine non hanno. Mi sta stufa. Oh, ma vabbè, però stanno altre missioni le faccio. Ottimo. Occupati. Ha detto che la dottoressa lì sta nel Commonwealth. Sospetto che se vado dalla dottoressa lì mi dà qualche altra missione. No? Come si usciva da qua? Questa è il secondo me fa il punto di sezione sulla dell'acqua. Succede nel Megaton? Il Megaton è a casa mia, ma che... Siamo passati. Siamo passati. Ehi, cavolo. Benvenuto a Megaton. Povera creatura. La città più fatta. Per me? Dove sta il tipo? Vuoi barattare? Ma aspetta, ce l'ho dalla roba dentro. Da vendere. No, sì, ho detto dovevo guardare fuori Megaton. Dimmi di cosa hai bisogno. Fra, sei in etappa. Quanto vale l'acqua pura? Fammi vedere. 5, ma così poco. Poi vale costa di più l'acqua purificata. Grazie. Prego, stai. Ho detto che devo guardare attorno a Megaton. Credi, dice,
Perlussa l'area che circonda Megaton. Ah, fai... sì. Ok. Si diverte proprio. È troppo divertente. Vabbè, è stato chiuso sempre là dentro, poverino. Si diverte con poco. Hai perso. Vabbè, oh, questo appresso ormai non sparo neanche più. Mazza di tutti sti ratti schifosi. Guarda, lo sto perlustrando la zona di Megaton, ma non capisco. Andiamo dove c'è la scuola, quindi dentro. Quindi dentro Megaton, non fuori. E dentro a Megaton c'è una scuola? Sì. Veramente. Scuola dei bambini dell'atomo. Veramente. Mm-hmm. Non mai visto. Sì, sì, sì. Ci sono i bambini del lato. Il nostro monastero a Springvale. Poi mi sa che a Springvale pure se trovo. Pure trovo qualche altra missione. Questa, quella è la chiesa. La chiesa del bambino. No, la chiesa o la scuola del bambino del lato. Mi sa che si chiama di meno sempre. Mai visto io sta scuola. Ma è che è questo che... Hai sentito parlare della nuova setta? Hanno preso la nostra acqua. Me l'hanno dato già l'opusco. Ecco, hai fatto così tanto per noi. Sì. Nazione, mi hai fatto incasinare la canzone. Ehi tu. Vicino al volto 102. 101, sì, lì devi andare. Lì dove? Vicino al volto? Devo andare vicino al volto. Ho sentito parlare di te. Sei uno dei buoni. Al barista. Ah, ma al barista ci ho parlato. Ehi tu. Non so dirti. Se mi interessasse così. È chiuso. Beh. Ma la scuola penso sia quella qua. Il lato. Lo scuola bus. Nathan Mania, no. Ma dove sta sta scuola del lato? Io non l'ho mai visto, ho girato tutto Megaton, non l'ho mai visto. Ci sta. Non mi ricordo dove sta. Signor Borco. Vedete con me e pregate. Andiamo con questo Sims. Sia lontano dai guai. Questo manco niente mi dice. Questa è la clinica. Ah, bambini dell'atomo.
Credo sia questa, no? Ma io qua dentro non sono mai entrato. Parlane con il confessore o con la madre, se vuoi saperne di più. Confessore o madre? Ciao tesoro, ciao. Finalmente ci siamo incontrati. Ricorda, come figli dell'atomo, il tessuto stesso dell'unità. Per questo genere di... Non sono un tipo niente. Che ama i pettegolezzi. Dice niente. Devo parlare col confessore a lui. Bambino. Ah, il confessore è quello che sta nell'acqua. Che se parla fa sempre... Trasforma la fragile forma di questo infine. È bello rivedere. Novità, amico mio. Naturalmente. Novità. Niente. Non so dove è. Poi dove ci sono i predoni? Ah, ok. Allora vado al Vault. Ma Caronte è scomparso totalmente. Che torna qua? È allenato, sta dicendo deve andare vicino al Vault. Ah, aspetta, la scuola. Ah, Springfield School, no? I bambini del lago. Capito che scuola dici tu? Monastero della luce sacra. Viaggiatore stanco, ti do il benvenuto al... Oh, il tuo vagabondare ti avrà sfiancato. Dobbiamo bere l'acqua della luce che santificherà le nostre lingue e purificherà... L'acqua santa mi ha dato? Ah, vedo un bagliore di luce dell'atomo nei tuoi occhi. Scuola dei Sims. Hai purificato la tua lingua con l'acqua santa. Quindi ora possiamo parlare. Come può aiutarti questo umile servo? No, no. Siamo un piccolo ordine. Come dice la nostra madre luminosa, dove gli altri camminano su un sentiero e per diffondere la misericordia, noi distribuiamo l'acqua santa... Piena della luce dell'atomo, se è questo che intendi. Più la benedizione dell'acqua è controllata da Madre Curie Terza, la nostra madre luminosa. Il suo lavoro la tiene sempre occupata. La nostra madre luminosa è andata a meditare fuori città e mentre era in trance ha ricevuto la visita degli angeli. Questi angeli le hanno portato l'acqua pura, acqua così cristallina e... Da allora dubito che ha preso gli angeli. A prendere l'acqua pura di Atom. No, è pieno della luce dell'atomo. È una tragedia. E poi non costringiamo nessuno a berla. Forniamo un'opportunità. Temo che qui non possano entrare i non illuminati. La tua presenza... Ma se vuoi battezzarti nella luce sacra dell'atomo, forse potrai entrare e... Sì, chiamalo come vuoi. Vai verso il tabernacolo, pellegrino. Prega l'atomo affinché ti riempia della sua... Temo di dover insistere. Non puoi calpestare... Quelle che tu chiami radiazioni, per noi sono la salvezza dell'umanità. Puoi chiedere l'illuminazione all'atomo al nostro tabernacolo. Tutti possono... Sono così tentato di sparargli in bocca a questo.
Oh, ciao Anto, perché non funziona? Non funziona i cose. Io lo tengo attivato. Ah, perché prima quando è crashata la linea si è spento. Ok, ora dovrebbe funzionare. Ma che devo fare? Puntami nel tuo corpo le radiazioni. Ma il tavolo, quale sarebbe il... Do il benvenuto a... Quanto mi devo contaminare? Che idea? Come sto sempre al solito. Non è che è questo il tabernacolo. Do il benvenuto al nostro... Pensi di fare? Ascoltate le mie parole, sentite il calore dell'atomo. Per troppo tempo. Oh, cazzo! Non mi aspettavo un pellegrino al mio posto. Poi, ciao Ciro! Domani posso scriverti, va bene, Antonio? Devi avere mi ha incuriosito. Parecchio fratello Gerard. Lui è un tesoro di ragazzo. Oddio, accetta le mie scuse. Sono Curie la terza e comando. Sì, se la volevi davvero, fratello Gerard, te ne avrebbe date una o due bottiglie. È un dono dell'atomo. Stavo meditando qui a Spring quando ho detto di essere... Ma perché la gente è scema, cioè? Di acqua pura, perché? E mi la gente è scema, cioè, non ha senso questa cosa. Sono... Naturalmente ho capito il messaggio dell'atomo. Vabbè, così ho continuato... Sono stati vittime dell'esplosione nucleare, che proprio... Non dire idiozie. Come possiamo comunicare con i non... Molti non capiscono l'atomo e temono che lo splendore della sua luce porti distruzione. Dell'America. Il prossimo passo dell'umanità verso la perfezione. Con questa meravigliosa acqua santa berranno senza temere. Le idiozie ci sono. Lo splendore li consumerà, non dovranno più aver paura. Questo è come rispondesti, Europa, eh? Hai ragione, non si può costringere qualcuno a salvare. Forse hai ragione. Non dobbiamo ingannare le persone per... Smetteremo di usare l'acqua pura per fabbricare l'acqua santa. Condivideremo il nostro credo con chi lo desidera. Per offrire l'illuminazione a chi soffre, ovviamente. L'atomo si è manifestato a me con una... Con la nostra acqua santa. I rinati non hanno mai fatto... È proprio così. Ma possiamo fare miracoli con la nostra acqua santa. Sfortunatamente solo pochi devoti raggiungono davvero la luce eterna. Voi siete dei cazzo di malati, porco Giuda siete. Di malati infestati. Guarda, va, fate i gol, fate malati infestati. Capito che fanno sti scemi?
Creano i gol, ma io mi ammazzo. Vecchia e buona, non me ne frega niente che sia una vecchietta. E ho preso il piatto bianco, ma che me ne faccio? Aspetta, che fa? Aspetta, eh? Tu che fai giustizia, non fa l'altro. Perché fino a mo che sto facendo? Guarda, no, qua, quanta acqua pura. Guarda qua, quanta ne avevano rubata, sti maledetti. Scusami, ma questo ha detto che la gente diventa gol. Ma siete dei matti? Io ammazzo, cacchio. Scusa, tu che avresti fatto? Avresti continuato a fare, a far fare i gol a questa? Che cos'è questo? Guarda, va. Si hanno fermati questi criminali folli. La scusa della vecchietta. Carina col cacchio. Maledetti, tu, esatto. Sono New Vegas, quando lo porterai e troverai gli scelte molto più toste di queste. Sta molto più maturo. Mazza sto stronzo. Magnatelo, magnatelo. Tu scema. Ok. L'altro stava a Riot City, mi sa. Hai rapporto a Bigsley. Arriva con questa, poi ti dà la prossima, mi sa. Oppure no? La pelliera era per Riot City, sì. O mi faccio questa e poi la prossima volta, perché mi sa, già un altro gameplay. Questo stile è finito? Cioè, è veramente finito. Cioè, è già finito in realtà. Se vuoi, se vuoi il botto, gioca di prestino. Ma che devo fare a Riot City? Consultati con le pillier. Se stai cercando dell'acqua, mi dispiace, ma no. Tutta l'acqua è al progetto purezza. Se vuoi ulteriori informazioni, ti... Ora, se vuoi scusarmi, torno a... Davvero ti ha mandato lui? Non so quanto sai. C'è stata un'escalation di attacchi alle carovane. Sembrano... Sono a corto di risorse e mi rimangono solo reclute giovanissime. Voglio scoprire... Bene, i miei veterani sono già sul campo. O devi scortare una carovana del progetto Purezza. Se, o meglio, quando cadranno nell'imboscata, dovrai... Dopo aver protetto la carovana, trova la base operativa degli assalitori e... Fai il lavoro e torna da me. Ho fucile a plasma, come la faccio? Il fucile a plasma di questa mica è unico. Non lo so. Vabbè, io lascio. Temo che tu non sia l'uomo adatto. Non posso posso pagarti in tappi, forse in armi e... Beh. Sono abbastanza sicuro. All'inizio non c'erano perdenti. Ci pagavano e ci concedevano. Tutti gli attacchi recenti ci hanno costretto a utilizzare... Credi che funzionerebbe, vero? Quelli che guidano le carovane userebbero i profitti per pagare... Forse è una subdola campagna pubblicitaria per la confraternita. E in ogni modo, finché ci pagheranno con tappi e tecnologie... Ehi,
Dove sta la carovana? Ah, eccolo qua. Ehi, partiremo dopo aver dato fondo alle bevande. Scortare cariche di acqua è molto pericoloso. Siediti e prendi una birra. Sbagliati un po'. Se stai cercando Davis e Lorin, sono già diretti verso. Cosa ha detto? Se stai cercando da? Se stai cercando Davis e Lorin, sono già diretti verso nord. Segui poco, ma... Come sei incazzato questo? Primo touch tuo. Vedi se questo ti piace, coglione. No, cazzo, pensavo andasse dritto. Ma stanno sotto? Usciti dal nulla. Devo tornare indietro e fare rapporto alla Pellatier. Vorrà sapere cosa è successo. Grazie dell'aiuto. Ciao, sono Splitjack. Registro questo messaggio perché immagino che metà di voi idioti non sappia leggere. È meglio se non diffondete questo nastro. Se lo stai ascoltando è perché uno dei miei si fida di te. Se si sbaglia, sei morto. Se ha ragione, sarai ricco. Abbiamo un piano. Mentre la confraternita combatte con l'enclave, noi assaltiamo i rifornimenti d'acqua. Presto abbandoneranno queste consegne. Quindi, offriamo i nostri servizi di protezione. La zona contaminata è pericolosa. E noi ci facciamo pagare. Poi, vendiamo l'acqua a chi la vuole. Se vuoi entrare nel giro, esci con la prossima imboscata. Nascondi l'acqua quando hai finito. Gli uomini ti mostreranno il posto. Poi vai da nonna Sparco. La nonna ama avere visite e tiene la bocca chiusa. E in più fa uno stufato buonissimo. Ci incontriamo là. Willems Wharf. Si trova sul fiume. Non perderti. D'accordo. Ah, ricordati la parola d'ordine. È stufato di Myrlock. Se te la dice che sia finito. Venire, ti spareranno. Che piacere vederti. Devo andare da questo che ha detto questo. Contile di Willem. Chi cazzo sei? Ah, allora tu sei uno dei principianti. Beh. Ok, buon per te che lo sapevi. Benduccia sull'occhio. Non so cosa fate entrare, e neanche mi importa. Questa banda è molto semplice. Il più duro impone le regole. Scritto benissimo sto gioco. La mia regola è solo una. Fate quello che dico io. Ok, ora siediti. Aspettiamo un po' dei miei uomini. Dovrebbero essere... Sparisci dalla mia vista. Io non metto la vostra sporca armatura metallica addosso. Oh, la vecchia le ha traditi allora. No, che devo fare, mo? Affronta Spick e Jack, non so.
l'ha detto nessuno. È semplice. E dopo che Rivet City ne ha avuta abbastanza, a questo punto controlliamo l'acqua. Che ne dici? Cosa? Beh, dannazione. Hai ragione. Ma dove avevo la testa? Credo che dovrò inventare un altro piano. Forza, ragazzi. Non c'è ragione. Perdi qua! Felice che sia finita. Ma chi c'è là? No, dai, è crashato il gioco. Meno male che ho salvato l'attimo prima. Che crasha sempre sto gioco? Perché Bethesda? Il Bethesda non hanno funzionato. Non hanno funzionato. Poi rinviano Starfield, rinviano. Ma tanto crasherà lo stesso Starfield. Ma sì. Ma figurati se io vi lascio andare via, stronzi. Menduccia sull'occhio, muori. E prendetevi la vostra armatura sporca. Non la voglio. Li ho disintegrati a quest'altro. E dove stanno? Qua li ho disintegrati. Ancora il messia. Io sto un po' in chat e poi va bene, va bene. Ciao ciao. Ciao. Buonanotte. Oh, ancora l'acqua santa. Dove è sorpresa? Grazie comunque Albia per la compagnia. No, cazzo, sto bevendo inutilmente, sto pieno di vita. Sono volati. Hai scoperto qualcosa? Davvero? Perfetto. Beh, semplice. Ho terminato le mie risorse. Solo un quarto del... Significa che contatterò Bigsley, lo scriba della confraternita che si occupa... Senti, ora devo... Io non ti Madonna. Posso aiutare. Vai a parlare con Bigsley. Madonna, se ti sparerei in faccia. Mi rifaccio un po' di calma che mi sono preso la roba da quello vecchio, ti. Qualcosa di strano, no?
Posso ricominciare a mandare loro dell'acqua. Ecco, non è molto. Molte risorse. Sì? Sì, ho ricevuto un messaggio da lei. Gli iniziati hanno appena finito di catalogare l'attrezzatura sequestrata a Link. Beh, direi che puoi servirti. La confraternita. Ci sono volte in cui sento che il mio istinto vuole prendere il sopravvento. Vabbè, mi sta dando la roba dell'enclave, ma... No, dai, è crashato un'altra volta. Allenato, dimmi una cosa. Io mi ho fatto questa missioncina dell'acqua. Dopo Broken Steel, ci sono ancora altre missioni? O poi finisce lì? Erano queste le missioni che dicevi tu? Anche perché mi hai detto che ci stanno delle armi uniche, ma io non ho capito non dove sta. La confrat... Salve. Signore? Cosa? Non c'è problema. Tornerò in un altro momento. Che giornata lunga. Ne ho abbastanza. Manca la mia città. Un altro tizio che vende la pura. No, ma voi mi avete detto che io trovavo armi uniche, ma dove? Durante la missione. Ah, ok. Dentro la nuova area. Ah, va bene. Vabbè, dura poco allora, la faccio. Quanto so? Ma nemmeno volta. La faccio la prossima volta allora, dai. Allora, che mi consigliate? Che poso? Poso il laser Gathering. L'avevo già posato prima. E basta.
C'è un gorgo con il parrucchino agli inferi che contrabbanda l'acqua. Ci vado subito la prossima volta, ragazzi. Faccio la prossima volta, allora, dai. Immagino. Il momento sembra tutto tranquillo. Spero che ci sia altra. Quello, le cose potrebbero cambiare. Il prossimo ti farà ridere. Sì, già guarda, già immagino Golo col parrucchino, sto già immaginando. Vabbè dai, lo faccio la prossima volta, perché sennò quest'altro gameplay dura... Già sto a 2 ore. Poi Albi che mi dice, solitamente dice sempre che è corta, poi dura 2 ore. Invece stavolta non è proprio corta, quindi durerà 3 ore. Ragazzi, io colgo l'occasione per ringraziarvi, lo farò anche all'inizio del prossimo video, ma lo faccio anche adesso, perché questo comunque è un video unico. Colgo l'occasione per ringraziare Albi, che mi ha richiesto e regalato questo gioco, che ho trovato carino, bello, non è male. Potevano farlo sicuramente più corto, però mi è piaciuto. Per essere uno poco avvezzo agli open world di questo genere, GDR, diciamo che il fatto che sia in prima persona mi ha aiutato molto. Ho detto che non è corto. No, infatti la faccio la prossima volta, non è un problema. Che altro volevo dire? Mi hai fatto perdere il discorso, ce l'avevo in testa. Vabbè, colgo l'occasione... per ringraziare anche Albi, Alienato, Lord, tutti quelli che comunque, Silvia, anche se Silvia è venuta giusto all'inizio, tutti quelli che mi hanno aiutato durante il percorso di Fallout, perché avete, anche se sono durati tanti video, avete racchiuso tutto quello che è tutto il bello del fare streaming, ovvero voi dalla chat che fate, diciamo, da guida, ma anche in cuffia, e lo streamer che segue le vostre indicazioni. Vi assicuro che per uno streamer di qualsiasi natura, di successo o non successo, qualsiasi cosa, qualsiasi streamer, per qualsiasi persona faccia questa cosa qui dello streaming, è la cosa più divertente, più bella da fare. Quindi vi ringrazio, spero che ci saranno altre occasioni, sicuramente ci sarà un altro gameplay oltre questo, linkato in basso ci stanno anche i miei social, se volete venire a farmi da guida per giochi a voi che piacciono a voi, sperando che non l'ho già giocati, e niente, troverete anche il prossimo gameplay sempre in basso. Io vi ringrazio, vi saluto a voi che siete in chat. Se volete adesso a fare due chiacchiere, anche se comunque la mezza, immagino che ve ne stiate andando un po' tutti. Vabbè, intanto chiudo sto video. Vediamo fra 2 secondi in live. Skull!